Ciao, sono il dottor Assad, oggi faccio il mio hamburger preferito, tutto fatto in casa. Avevo già in programma di fare questo video, volevo fare degli hamburger fatti nel mio barbecue, magari con la plancia, però da un sacco di tempo che piove tutti i weekend, in tutti i momenti in cui voglio fare il video piove, anche adesso sta piovendo, non so se sentite rumori di sottofondo, ma... sta piovendo, quindi a maggior ragione ho pensato facciamo l'hamburger, perché è qualcosa che se avete voglia di carne, qualcosa di simile al barbecue, ma c'è brutto tempo come purtroppo sta succedendo in questa primavera, gli hamburger sono ottimi da fare anche in casa, perché più che alla griglia vengono molto più buoni se fatti in padella o alla piastra, in una plancia. Io oggi userò una padella in ghisa e userò anche il coperchio di un Dutch oven in ghisa, che anche questo fa da piastra. Parte delle preparazioni oggi le ho fatto in cucina, perché quando piove tantissimo qui non riesco a fare il video perché c'è troppo rumore, però adesso sembra che riusciamo a farlo, quindi io farò i miei hamburger qui nel mio camino col carbone, però è la stessa procedura che farla anche in cucina sui fornelli o che farla anche sul barbecue. Per prima cosa ho fatto il pane, ho fatto un pan brioche, che è un pane che è un po' arricchito con del burro, latte, uova, zucchero. Secondo me è un tipo di pane che sta benissimo con l'hamburger e sono venuti benissimo. Ve li faccio già vedere, che bei panini d'hamburger fatti in casa. Poi sono super morbidi e spugnosi. Vedete che li schiaccio poi tornano... mantengono benissimo la forma e poi sono gustosissimi. Questi panini volevo farli qui nel mio barbecue, nel kamado, ma visto il tempo ho scelto di farli in cucina, quindi vi lascio scritta la ricetta. Uno lo apriamo così vi faccio vedere quanto sono spugnosi. Poi mi tengo gli altri per i miei panini. Guardate. Adesso che ho i panini pronti, dopo li scalderò soltanto mettendoli sulla piastra. È importante quando facciamo gli hamburger aprire il pane e tostare il pane all'interno, perché così uno mantiene meglio la forma, la consistenza. In più... e non si disfa tutto con i succhi della carne, le salse, tutto quello che ci mettiamo sopra. Quindi ricordate, molto meglio sempre scaldare il pane e tostare un po' l'interno quando fate i panini con l'hamburger. Adesso, per preparare gli hamburger, userò del falso diaframma. Ho questo pezzo qui, che è l'inside skirt, si chiama negli Stati Uniti, in inglese. È un pezzo della pancia, che in Argentina si chiama falso diaframma, a volte si trova anche etichettato come diaframma. Eccone un pezzo di
quello che io chiamo falso diaframma, è un muscolo della pancia che spesso viene chiamato anche diaframma, ma non è il vero e proprio diaframma, in inglese si chiama inside skirt, è un pezzo che, come vedete, ha le fibre molto grosse, ma anche tanto grasso, ed è anche molto saporito, un pezzo molto feroso, questo che è di una qualità buonissima, perché di Angus americano, lo potete fare anche alla griglia, l'ho usato in corso precedente, fatto tipo a bistecca alla griglia, è venuto buonissimo, ma è anche molto molto buono per gli hamburger, perché ha già una buona quantità di grasso naturalmente, ma soprattutto è della carne con un gusto bello intenso e molto molto saporita, quindi userò questa carne per fare il macinato, per fare gli hamburger. Ovviamente a seconda del tipo di carne che scegliete per gli hamburger cambierà il gusto che avrà l'hamburger. L'importante per me è avere almeno un 20% di grasso. Se scegliete della carne molto magra, prendete del grasso a parte, che sia bovino o che sia della pancetta, ma aggiungeteci un po' di grasso, altrimenti verranno secchi, asciutti, oppure dovete farli molto al sangue. Però attenzione, perché il macinato è molto più rischioso di altri tipi di carne, è molto più esposto ai batteri, quindi se lo volete fare un hamburger e farlo al sangue, meglio fare il macinato fatto al momento, oppure se no bisognerebbe abbatterlo. Adesso io taglio il mio pezzo, guardate com'è marezzato, è marezzatissimo dentro. Ha degli strati di grasso che è quasi un peccato usarlo per gli hamburger, però verranno anche degli hamburger eccezionali, quindi va benissimo, sarò contento comunque. Guardate qua che marezzatura che ha questa carne, è bellissima, con questo sono certo che verranno degli hamburger eccezionali. Se non trovate questo pezzo, soprattutto se non lo trovate così marezzato, altri tagli che potete usare per gli hamburger sono il diaframma, proprio il vero diaframma, oppure il reale, anche tutti i tagli della pancia, non solo questo, ma anche gli altri tagli, tipo la bavetta, soprattutto la bavetta grande, che è un po' più grassa, potete usare. Oppure potete provare ad usare anche la copertina della costata. La copertina della costata, secondo me, fa degli hamburger eccezionali e ha già naturalmente uno strato di grasso esterno che ti dà più o meno le proporzioni giuste per fare gli hamburger. Non sto pulendo niente, tengo tutto così com'è. Farò macinato tutto, praticamente lo taglio un po' a pezzi in modo da farlo stare nella macchina. E vi ricordo che sia il tritacarne che le padelle, molto di quello che vedete in questo video lo trovate su pendoleprofessionali.it. Vi lascio nella descrizione del video un link al loro sito, dove trovate proprio una pagina con tutta la selezione dei prodotti che io uso in questo canale. Ops. La cosa bella di questo tritacarne è che, essendo di una qualità professionale, è abbastanza grosso, anche se questo è uno dei modelli più piccoli, diciamo quello un po' più adatto anche all'uso casalingo, ma ha un ingresso molto grande sopra, quindi io i pezzi di carne li posso buttare tranquillamente dentro e proprio scompaiono, li risucchia lui. Magari in altri che avevo casalinghi dovevo spingere molto per far entrare la carne, con questo invece questo attrezzo quasi non mi serve, basta buttare dentro i pezzettini di carne e fa tutto in 2 secondi. Adesso per fare i miei hamburger non devo fare praticamente niente, se non formarli. Prendo un bel po' di carne, facciamo così, ecco, e adesso io li formo a mano, ecco. Mi piace non schiacciarli molto, non premere più di tanto, faccio la mia formina così, più o meno così, e basta, perché voglio che si senta la consistenza della carne. Più lo schiacciamo, più lo facciamo, diciamo, una pappetta, più si sentirà secco, asciutto, e meno sentiremo quella consistenza di hamburger buono, fatto bene. Ecco, io lo faccio così, poi facciamo un po' di pressione in centro, così rimane un po' più piatto, perché se lo facessi tutto piatto, poi in cottura si restringe e si gonfia in mezzo, così prevedendo che in mezzo si gonfierà lo schiacciamo un po' di più. Ecco il mio hamburger, fatto molto molto semplice, a questo ci metterò soltanto un po' di sale e un po' di pepe,
Poi per condire il mio hamburger farò del bacon classico, l'uovo, faremo un uovo sulla piastra accanto al bacon, che sull'hamburger secondo me ci sta benissimo, e poi anziché metterci il formaggio, farò una salsina al formaggio, una salsa al parmigiano, che ha il vantaggio, che secondo me è buonissima. E dà una cremosità all'hamburger che ci sta molto bene. Si può usare sia la salsa che anche il formaggio, ma io oggi, visto che ho già quella salsa, non aggiungerò ulteriore formaggio, o anche l'uovo che già dà tanta cremosità. E la salsa è semplicissima da fare, è praticamente una besciamella con tanto tanto parmigiano. Quindi facciamo sciogliere un pentolino del burro, aggiungiamo un pochino di farina, quando si forma una pallina iniziamo ad aggiungere il latte, insomma una besciamella classica, a cui poi aggiungo tanto tanto parmigiano, non metto del sale perché il parmigiano è già molto salato, e così me la tengo da parte per condire il mio hamburger. Per farlo io oggi userò la mia padella in ghisa, che a me piace tantissimo perché è un materiale molto rustico che puoi mettere sul fuoco, puoi usare in tanti modi, richiede un po' di cure, perché la ghisa arrugginisce, quindi non può andare in lavastoviglie, bisogna un po' saperla tenere, però è anche ideale perché è un materiale che trattiene molto molto bene il calore, cioè un calore molto omogeneo su tutta la superficie. Visto che questa la devo fare qua nel mio camino, userò un supportino per tenerlo su sopra le brace. Con il coperchio invece del Dutch Oven non ho questo problema, perché vedete che viene con questi piedini. Quindi io lo uso come coperchio così, ma se lo giro ha già i piedini in modo da rimanere sollevato sopra la brace. Quindi distendiamo un po' la brace, lo appoggiamo sopra così e abbiamo già una bella piastra per cuocere. Io userò tutti e due, già che ce li ho, più comodo, così in uno faccio l'hamburger, nell'altro intanto possiamo fare l'uovo e il bacon. Ecco il mio primo panino con l'hamburger è pronto, ho famissima e sembra buonissimo. Allora, forse ho esagerato con la quantità di salsa che gli ho messo, ma sembra buonissimo. Un altro appunto, dovevo tagliare il sotto un po' più grosso in modo che riuscisse a reggere ancora meglio la quantità di salsa che gli ho messo. Quindi la prossima volta taglio un po' più piccola la parte del sopra, un po' più grossa la parte del sotto. Assaggiamo. È la fine del mondo, cioè la carne è buonissima. In più c'è la cremosità della salsa, l'uovo, il bacon. È tutto buono. Ovviamente sbrodola ovunque, però è buonissima. Ovviamente se vi piace potete anche aggiungerci le verdure, solita lattuga e fettina di pomodoro, aggiungerci anche altre salse.
per me così è perfetto. Vi ricordo ancora che molto di quello che uso nei video lo trovate su pentoleprofessionali.it e vi lascio il link sotto nella descrizione del video. Lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale. Grazie, ciao ciao!